Automaticers e futuri automaticer, oggi parliamo di come fare pubblicità su Facebook, ma fatta bene. E fatta bene significa con il business manager, che è uno strumento abbastanza odiato o abbastanza amato una volta che lo conosci, e siamo qui per questo, per fartelo conoscerti e aiutarti a scoprire come fare pubblicità fatta bene su Facebook, grazie anche all'intervento di una professionista. Già ti svelo il nome, si chiama Alessia, è una top ads manager, una ragazza che sa quello che dice e che ci aiuterà, te, me, tutti gli amici che ci seguono, a fare pubblicità su Facebook. Facebook, sì, fatta bene. Prima, permettimi di presentarmi. Io mi chiamo Stefano e il mio lavoro, e ti dico la verità, anche la mia passione, è quello di aiutare i liberi professionisti e i piccoli imprenditori come te a vendere di più senza stress, grazie all'automazione di business e di solito alla base di molte automazioni, o meglio detto, alla promozione di molte automazioni c'è, eh sì, è la pubblicità. E di solito è quella di Facebook. Quindi io direi, come dico sempre, bando alle ciance e ciancio alle bande, ti presento Alessia. Ciao Alessia, buongiorno. Ciao, ciao Stefano. Grazie ancora per essere qui. Senti, allora facciamo vedere la scaletta ai nostri amici e cerchiamo di capire quelli che sono i tre punti di cui parleremo oggi. Il primo punto è perché usare questo benedetto business manager? Qual è la differenza? Dov'è che ci aiuta davvero? Soprattutto, il secondo punto è il tutorial, cioè facci vedere passo passo come creare questa pubblicità e magari se ci vuoi dare anche qualche chicca in più per gestire bene l'account del business manager. Ma soprattutto, domanda delle domande, Alessia, quanto spendiamo ogni giorno? Ok, quanto dobbiamo investire in queste campagne? Partiamo dall'inizio. A che cosa serve e che cos'è il business manager? Allora, il business manager è uno strumento, ovviamente, uno strumento gratuito offerto da Facebook e che gestisce in maniera integrata tutti i canali e canali ovviamente Facebook, Instagram, WhatsApp, tutto il mondo Facebook e Tutte le Zuckerberg. proprietà di Esatto, e ovviamente anche la parte pubblicitaria, l'account pubblicitario che all'interno può sponsorizzare contenuti e posizionarsi sui canali di Zuckerberg, quindi Instagram e Facebook. Bene, ti chiedo, scusami, perché non fare pubblicità tramite l'account normale, la pagina normale e aprire questo prodotto che mi sembra di capire è più professionale, ma diciamo che cosa che ci dà di differenza? Allora, diciamo, come perché darò solo una risposta così non mi dilungo troppo e andiamo a parlare appunto delle Facebook Ads in maniera molto più sostanziosa. Quello che assolutamente permette di fare il business manager rispetto alla gestione al di fuori del business manager della pubblicità è dividere la vita privata da quella professionale. Questa è una cosa. Io sto, come dire, sta cosa qua già mi va benissimo, quindi tutte le notifiche, tutti gli ambaradan, tutte le schifezze che mi potrebbero arrivare nel fine settimana, io le gestisco, le ammazzo e magari le guido dal lunedì al venerdì in orario di lavoro, perché quello è lavoro e l'altro è Facebook che gestisco per la famiglia, per esempio, è così? Esatto. E ovviamente oltre a questo c'è la parte, c'è tutto il fatto che è più professionale gestire tramite il business manager il tutto e si hanno un po' più di funzionalità, questo sì. È questo. Vediamo, guarda, vediamo un attimo come si presenta. Io condivido il tuo schermo. Come ci si accede, come ci si registra al business manager? Serve avere un account di Facebook? È una cosa a parte? Sì, allora, serve avere un proprio account privato, quindi io ho Alessia Spadaccini come profilo privato di Facebook, devo essere loggata. Devo andare su questa URL qui, quindi business.facebook.com/overview se non ne ho ancora uno di business manager, creare l'account, in pochi clic si è già dentro al business manager. Bah, figata. E vediamo un attimo, vediamo la domanda, vediamo proprio al punto, cioè che queste campagne, questa robetta, come la impostiamo? Perché appunto io amore e odio questo strumento finché non lo conosci, poi una volta che lo conosci magari è gran parte amore. Sì, allora qua siamo dentro al business manager di Automatic Inc. E qua sulla sinistra c'è il gestore delle inserzioni. Ovviamente, Ok. sì, noi prima abbiamo creato ovviamente la pagina, l'account pubblicitario, impostato tutto quanto, però poi c'è tutto questo, c'è questo strumento che ci permette di creare le nostre campagne. Eccole qui. Okay.
arrivano. Mentre carica, io vedo, la prima parte che vedo è, vedo quattro tab, diciamo così, quattro schede, una centro risorse, poi vedo campagne, gruppi di inserzioni e inserzioni. Mentre carica, che sì. Serve sta roba? Allora, queste tab che si vedono sopra, in particolare campagne, gruppi di inserzioni e inserzioni, fanno un po' capire come sono strutturate le campagne stesse all'interno dell'account pubblicitario e per Facebook ovviamente. Quindi, sostanzialmente, le campagne sono il contenitore dove si imposta obiettivo e budget per lo più della nostra azione di advertising. All'interno ogni campagna può avere uno o più gruppo di inserzioni dove si impostano tutta una serie di altre cose che magari vedremo insieme fra poco. Okay. E all'interno dei gruppi di inserzioni ci sono le inserzioni, quindi effettivamente quello che il nostro utente in target andrà a vedere, il copy, la creatività, la call to action, quale titolo gli diamo, che URL inseriamo per poi mandarli appunto sul nostro sito, se questa è la nostra volontà, la nostra azione. Ok, ti faccio anche un'altra domanda, già che siamo dentro l'account di Automatiking, conosco, si possono promuovere solo i post che sono pubblicati direttamente su Facebook o si possono fare anche dei, diciamo, post nascosti che sono solo di pubblicità, senza doverli pubblicare nella pagina? Allora, assolutamente entrambi e in particolare io consiglio di fare molte azioni anche con post che non sono pubblicati in pagina. Nel corso Facebook Ads automatico... Ah, un corso? Aspetta, fammi, che è sta storia del corso? Fammi vedere un po'. Ah. Link in descrizione, ragazzi. Nel corso Facebook Ads automatico... ovviamente, essendo automatico, facciamo molti esempi di come ottenere in maniera più automatica possibile e come gestire anche in maniera più automatica possibile le Facebook Ads. In particolare, i focus sono due su questo corso, per Facebook Ads per ottenere lead e dai lead ottenere poi le consulenze o le vendite nel caso in cui si vendano degli oggetti fisici anziché consulenze o servizi. Grande. Sostanzialmente, ragazzi, per chi non lo dovesse sapere, Automatiking è un'accademia specifica di automazione di business, cioè aiutiamo le piccole e medie imprese e soprattutto i liberi professionisti a vendere di più senza stress, appunto in maniera automatica. Sono corsi di automazione. Alessia ha registrato un contenuto, un corso che ho visto in anteprima, è spettacolare, su come fare Facebook Ads, quindi pubblicità, Ads sta per advertising, ovvero in inglese pubblicità, su Facebook in maniera automatica. E quando lei diceva lead, se non dovessi sapere che cos'è un lead è un contatto, cioè un potenziale cliente che ti lascia magari un indirizzo email o un suo dato di contatto per poi fare, diciamo, seguire gli step e proseguire gli step del carrello, della procedura di vendita o comunque del funnel, chiamiamolo come col suo nome, e poi convertire questo potenziale contatto in un cliente dando una consulenza e facendo queste cose qui. Alessia si focalizza su queste cose perché noi, certo, dobbiamo vendere di più, senza stress, ma vendere di più, quindi è un po' con l'algo della bilancia. Trovate tutti i link in descrizione. Alessia, torniamo alla campagna, per favore, così mi racconti. Quindi abbiamo questi campagne, i gruppi di inserzioni e le inserzioni, possiamo creare campagne con post che vengono direttamente, che sono pubblicati dalla pagina, classico metti mi piace, roba del genere, magari mi parli degli obiettivi che sono molto curioso, e dall'altra parte appunto invece possiamo pubblicare un lead magnet, se non sai che cos'è, anche di questo ti lascio un link in descrizione per scoprire qualche cosina in più. Quindi possiamo pubblicare dei post, diciamo delle ads, sì, delle pubblicità che non sono post pubblici su Facebook. Torniamo a noi, obiettivi, cioè creiamo una campagna, accompagnaci. Sì, sì, creiamo una campagna così vediamo tutto il flusso. Al momento della creazione ovviamente lo si fa da semplicemente cliccando su crea. Oh, che bella roba! Verde in alto a sinistra. Primissima cosa, come dicevo, a livello di campagna si sceglie l'obiettivo. L'obiettivo, Stefano, è molto importante non solo perché ovviamente dobbiamo andare a indicare e dobbiamo far capire a Facebook che cosa vogliamo fare, ma è anche importante perché poi l'algoritmo, il famoso algoritmo di Facebook, tanto citato anche questo,
andrà a ottimizzare per farci ottenere il maggior numero di risultati possibili, rispetto ovviamente al budget che inseriamo, al minor costo. Quindi, per fare un esempio, se io seleziono traffico e poi vado avanti nella configurazione, il Facebook cercherà di portarmi più click, più visite al mio sito. Traffico si intende ovviamente traffico verso il sito o verso qualche altra risorsa, però parliamo di sito esterna da Facebook, diciamo così. Più facile, sì, se parliamo di sito, diciamo così, è più facile capire. Cercherà di portarci più click, più visite possibili al sito, in questo caso, al minor prezzo, quindi facendoci pagare di meno al click, il famoso costo per click delle campagne di advertising in generale, non solo Facebook. Sì, perché, se, perché non facciamo anche questa precisazione, puoi pagare in che modi, Alessia, queste campagne? Magari lo vediamo dopo nell'impostazione del, del budget, però ci sono due modi, te li anticipo. Poi se ti interessa approfondirli c'è il corsettino dove impari tutte queste cosette, le scopri in maniera dettagliata. Campagne, gruppi di inserzioni, inserzioni richiamano sostanzialmente quelle te schede, giusto? Sì, esatto. Qui abbiamo una veloce panoramica di quello che vedevamo prima nelle, nelle schede della gestore inserzioni. Dando un nome alla mia campagna, posso poi andare a continuare e vedrò sempre questa struttura, magari lo faccio, così lo vediamo subito tutti insieme, e vedrò di nuovo questa struttura all'interno della creazione effettiva della, della campagna. Una volta impostato un obiettivo è possibile cambiarlo o la campagna una volta che è stata creata è creata? No, l'obiettivo è uno dei pochi elementi che una volta pubblicata la campagna non si può cambiare, si dovrà duplicare per esempio la campagna e cambiare l'obiettivo se si vuole fare un cambio di questo tipo. Prima di entrare nella campagna, facciamo una panoramica veloce sugli obiettivi e ci dici in un tweet ogni cosa, che cosa serve, o magari ce ne dai i primi, i principali due o tre? Sì, va bene, torno qui che così li vediamo tutti quanti. Allora, i primi due, allora, primissima cosa, gli obiettivi sono divisi in tre sezioni, notorietà, considerazione e conversione. Un po' dal nome si può capire già che cosa indicano i tre. Dove apparà, insomma, dove vanno? Esatto, per cui andrò direttamente ai sotto-obiettivi. Qua abbiamo notorietà del brand e copertura. Qua, mettendo il mouse sulla I, si può andare anche un po' a capire meglio, però sostanzialmente col macro obiettivo notorietà si cerca di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Questo è fondamentale da capire. Quindi il nostro obiettivo in questo caso è appunto ricoprire, avere tante, avere una copertura, quindi un numero di persone raggiunte il maggiore possibile. Ok. Considerazione invece, considerazione è un obiettivo che comprende invece al suo interno più voci, certo. Sottovoci, oh. Esatto, e in particolare traffico, portare traffico verso delle risorse, può essere il sito, ma non solo, può essere anche WhatsApp, può essere Messenger e via così. Interazione ci porta ad avere il più possibile con la nostra campagna like, commenti, condivisioni, visualizzazioni anche del video, perché comprende anche questo, anche se c'è per quello un obiettivo dedicato, e via così. Installazioni dell'app lo dice la parola stessa, visualizzazioni del video lo dice la parola stessa, anche questo, quindi la nostra campagna ci farà avere il più possibile visualizzazioni sul nostro video che sponsorizziamo, ovviamente il contenuto deve essere un video, e senza stare lì a parlare di cose troppo scontate. Generazione di contatti, questa è una cosa importante. Questa è bella. È una cosa importante soprattutto per chi non ha un sito, perché non è scontato che ognuno di noi, ogni professionista insomma che ci segue, abbia un sito, non è detto, anzi in molti non ce l'hanno tutt'oggi. Quindi che cosa ci permette di fare questo obiettivo qui? Qua dice raccogli i contatti per la tua azienda o brand. In che cosa consiste e dove si raccolgono questi contatti? All'interno di Facebook stesso, per questo dico che è molto importante e non serve avere un sito. Per cui il nostro utente cosa vedrà? Vedrà una ad con un testo e una immagine, un video, quello che è. Al click sulla call to action, quindi sul pulsante della nostra inserzione,
vedrà un form, un modulo di Facebook stesso. Quindi può andare a inserire, a seconda dei dati che gli si chiedono, nome, email, telefono, quello che gli viene chiesto, e ottenere quello che in cambio viene dato, viene promesso nell'inserzione in cambio del proprio contatto. Quindi senza avere un sito, senza avere risorse esterne o punti... Ma anche senza far uscire l'utente da Facebook, cioè nel senso restando all'interno della piattaforma hai meno passaggi di click, meno dispersione, perché magari non gli si carica il link, ha bisogno di aspettare, magari l'utente chiude, tu nel frattempo hai pagato, adesso Alessia ci racconterà i sistemi di pagamento, però appunto mi sembra interessante questo tipo di cosa. Messaggi, mi sembra anche questo chiaro. Sì. Guardiamo di quell'altro, la parte di conversioni, che mi interessa particolarmente. Che cosa si intende? Conversioni si intende appunto una conversione all'interno, in questo caso solo esclusivamente del nostro sito, comunque di nostre pagine esterne a Facebook. In che cosa consiste e quando si può, diciamo così, fare una campagna con questo obiettivo? Consiste appunto nell'ottenimento, nel caso di campagne che vogliono generare contatti, quindi lead, come dicevamo prima, nell'ottenimento appunto di questi lead, oppure nell'ottenimento di vendite, se si ha un e-commerce o un sito che appunto ha dei punti in cui permette l'acquisto di qualcosa. Conversioni, quindi, non si intende solo vendite, come dicevo, ma anche obiettivi di altro tipo, chiamiamoli così, minori, se si vuole dare un valore in questo senso, però anche obiettivi di altro tipo. Qua dice anche Facebook, oltre al sito si potrebbero avere delle azioni anche all'interno della propria app o di Messenger, però in sostanza qualsiasi evento o elemento di rilievo che può succedere rispetto a quello che vogliamo per il nostro business può essere considerato una conversione. Domanda per monitorare queste conversioni. Quindi diciamo, il nostro utente arriva su una pagina, dobbiamo lasciargli un lead magnet, un regalino, il classico ebook. Le persone ci lasciano la mail, noi dobbiamo installare un codice, il classico famoso pixel, per monitorare che arriva sulla seconda pagina. Adesso questa pagina, se nella prima hai venduto qualcosa, si arriva nella pagina finale del ringraziamento, come si dice, oppure la pagina successiva perché hai messo la mail. Ecco, se lì mettiamo un codice, se così funziona Alessia, le persone magari sanno che le persone che ci arrivano è perché hanno passato questo primo step, questo primo passaggio, quindi hanno completato le informazioni e possiamo monitorare dentro Facebook che questa azione tramite un codice effettivamente è avvenuta. Serve fisicamente un codice? Serve il pixel? E che cos'è il pixel? Così apriamo una parentesi velocissima. Sì, una parentesi velocissima su questo, tutta la parte di tracking del traffico e anche ovviamente delle conversioni degli eventi che avvengono sul nostro sito è permessa dal pixel. Il pixel è uno script di codice che appunto viene, un pezzo di codice che viene eseguito su tutte le nostre pagine che ci permette di capire, permette a noi di comunicare al pixel quando avviene una determinata cosa all'interno appunto del nostro sito, quindi un tracking che permette a noi come business di permettere di dare a Facebook dei dati per poi fare determinate azioni No, successive. ma è fondamentale perché altrimenti qui è vero che stiamo parlando di un tutorial per fare pubblicità su Facebook con il business manager, ma è anche vero che se tu fai pubblicità, quindi investi dei soldi, è perché da qualche parte vuoi sapere come vanno le cose, no? E quindi questo tracciamento di questi dati è, diciamo, l'altra parte della medaglia. Ne parli nel corso? Sì, ne parlo. Benissimo, andiamo avanti veloce perché altrimenti poi dopo ci perdiamo. Come impostiamo la campagna? Quindi, ok, abbiamo scelto l'obiettivo, gli diamo un nome, poi... Sì, poi un budget che si può impostare o a livello di appunto campagna oppure di gruppo di inserzioni. Intanto lo imposto a livello di campagna, così per fare un esempio. Quindi Dopodiché. se abbiamo messo 20 euro e dentro c'ho più inserzioni, quei 20 euro vengono divisi tra le due inserzioni che abbiamo, 10 e 10. Non proprio 10 e 10 perché in base a ciò che performa meglio, il gruppo di La che volevo. inserzioni in questo caso,
che performa meglio, Facebook andrà, ovviamente perché ci vuole far ottenere più risultati a minor prezzo, andrà ad assegnare più budget a quel gruppo che funziona meglio, che performa. Esattamente, esattamente. Grande. Okay. Quindi, gruppo di inserzioni, gli diamo un nome, abbiamo detto, specifichiamo qui, che cos'è quella definizione del pubblico che vedo lì in alto? Non so se ci sarebbe, ragazzi, un mondo di roba. Alessia ci può tenere qui fino a dopodomani, se vogliamo capire tutto. Dacci giusto le coordinate principali, poi magari, ecco, nei commenti, appena prendo chiusa parentesi, se avete domande, se avete qualcosa nei commenti, scrivete, magari io e Alessia e tutto il team di Automatic, in particolare Alessia, che è quella che ne sa di più, vi aiutiamo a risolvere casistiche specifiche, perché veramente se no è amplissimo il discorso. Scusami Alessia, dicevi? A livello di gruppo di inserzioni si definisce il target, quindi le persone che noi andremo a intercettare all'interno del mondo Facebook per quanto riguarda la nostra campagna. Okay. La copertura potenziale è appunto il numero potenziale di persone che noi potremo andare a raggiungere. In questo caso vediamo che il numero è questo e vediamo anche qui questo elemento. Questa è il semaforo. Sì, semaforo, che ci permette di capire se il nostro pubblico è troppo ampio, vediamo da questa parte, corretto rispetto a quello che suggerisce ovviamente Facebook, oppure certo, troppo specifico, troppo piccolo. Quindi cerchiamo sempre con le nostre ads. C'è un pubblico come dimensione, e adesso ci racconti come lo selezioniamo questo pubblico, però c'è una dimensione, diciamo, che tu suggeriresti minima per fare una campagna, oppure ottimizzata per fare una campagna? Qua la risposta è purtroppo il buon vecchio dipende, perché dipende molto anche dal budget e dall'obiettivo anche di campagna, quindi non darò una risposta effettiva, però se rimaniamo in un range tra i 100.000, tra le 100.000 persone e i 2 milioni, siamo tendenzialmente spesso bravi. Nel giusto. Ragazzi, ripeto, sto mettendo molto in difficoltà Alessia, adesso ti faccio un'altra domanda Alessia, poi mi ammazzi. Il vero discorso è che dipende molto dal tipo di business, da quanto è specifico l'argomento, è tanta tanta roba. Diciamo che c'è un range che Alessia ci ha suggerito, e a questo punto Alessia ti chiedo, ma c'è anche un budget da investire? Te la faccio subito la domanda, così e poi dopo continuiamo. C'è un budget che consigli di investire ogni giorno per avere dei risultati? Allora, un budget che consiglio, su cui consiglio di rimanere per portare, per esempio, le persone sul proprio sito o per restare all'interno del panorama Facebook, quindi interazioni e tutto quello che ne consegue, è di... mi dispiace ripetermi, ma anche qui la risposta è dipende, e darò un suggerimento in più. Dopo che si hanno attivate le prime inserzioni, questo dipende diventa un po' meno dipende. Spiego un attimo il perché. Quando le inserzioni su Facebook iniziano a essere pubblicate, quindi iniziano a raggiungere il nostro pubblico, c'è un elemento all'interno delle nostre campagne che è quanto paghiamo per ottenere 1.000 impressioni, quindi 1.000 volte in cui il nostro annuncio viene visualizzato. In base a quello si può anche andare a ritroso a capire quanto più o meno si dovrebbe spendere per le campagne di tipo traffico, di obiettivo traffico, obiettivo interazione e via così. Però di base io direi, in generale, sempre rimanendo su un dipende, è difficilissima questa risposta. io direi di non rimanere, di avere almeno un centinaio di euro al mese per gli obiettivi che rimangono dentro a Facebook, quindi interazione, copertura e quant'altro, e se è possibile un po' di più, quindi più di un centinaio, per portare verso il proprio sito o comunque verso azioni più importanti, quindi come dicevamo prima, la lead generation o altri tipi di azioni più sostanziose per il proprio business, per la propria attività.
So che può in alcuni casi essere un budget elevato, per altri assolutamente no, però in alcuni casi lo può essere, però a lungo andare ottimizzando, automatizzando il più possibile anche la parte di ottimizzazione appunto delle campagne, eccetera, si hanno i ritorni e quando si hanno i ritorni ovviamente c'è anche tutto il È tutto budget. lì, è tutto lì, perché sennò è una spesa, ed è un'indagine che va fatta, quindi diciamo è un test, non ci sarebbero delle persone come Alessia che fanno questo lavoro e che ci aiutano a gestire le campagne se fosse così facile. In questo momento io però voglio proprio concentrarmi, in realtà la consapevolezza di noi imprenditori, di noi liberi professionisti che non facciamo questo tipo di lavoro è anche questa, cioè conoscendo bene lo strumento possiamo anche capire come farci aiutare da qualcuno, ne parliamo anche in un video che si chiama te lo lascio in descrizione, il costo opportunità e via dicendo. Chiudiamo la parentesi, Alessia, parliamo del pubblico. Abbiamo detto che deve essere in una forbice, diciamo, da 100.000 a 2 milioni di persone, se non ricordo male. Su che base selezioniamo il pubblico? Allora, c'è innanzitutto c'è la parte di geografica, insomma, ovviamente da inserire. Nel nostro caso facciamo finta di operare Roma, Sì. per In mettere una città. questo momento appare Spagna perché l'account, insomma, Automatic ha sede alle Canarie in Spagna, ecco perché indica Spagna come riferimento. Ok, normalmente indicherà la tua città o Italia. Esatto. E all'interno, se si opera per esempio con un business locale, è meglio inserire persone che vivono proprio in questo luogo. Ovviamente anche qui, in base al nostro business, sappiamo meglio di chiunque come andare a impostare qui anche la parte di quanti chilometri. In questo caso io ho messo Roma come città in generale, però si può arrivare anche alla Certo. via X all'interno della città di Roma. Ok, quindi in base alla nostra nostre conoscenze sul nostro pubblico di riferimento andiamo a inserire la geolocalizzazione e un raggio intorno al quale andare a pubblicare, a far vedere le nostre inserzioni alle persone che vivono in questo luogo. Quindi Ok. prima battuta sicuramente questo e sicuramente anche la parte di età e di generi, non mi sto troppo a soffermare, ovviamente qua si potrebbe selezionare tutti oppure uomini e donne e qua l'età di riferimento. Andiamo nella parte più succulenta, gli interessi, questa robetta qui, perché questa credo che sia la differenza poi per la dimensione del pubblico. Prima di parlare di interessi, Stefano, volevo solo dire, fare una breve, diciamo così, appunto su queste. Oltre alla targetizzazione, come diceva appunto Stefano, per interessi, quindi andare a identificare il nostro pubblico in base a determinate azioni o pagine che seguono, per esempio su Facebook stesso, quindi Facebook dati che ha Facebook, possiamo andare a inserire anche, e questo è il caso dei pubblici personalizzati, determinati pubblici in base a come hanno interagito, per esempio, col nostro business. Quindi facciamo finta, le persone che hanno visitato il nostro sito fino a 180 giorni fa, da 0 a 180 giorni fa, oppure le persone che hanno interagito con la nostra pagina o con il nostro account Instagram fino a 120-365 giorni fa e via così. Quindi tutta una serie di pubblici un po' più personalizzati per il proprio business, che sono molto interessanti anche per andare a fare azioni Certo, importanti. magari vogliamo agire su pubblici che sono definiti caldi, quindi magari che hanno già interagito, che ci conoscono, magari che hanno comprato sul nostro e-commerce o magari che abbiamo tracciato in un altro modo o rispetto a pubblici che vogliamo andare a conoscere. Poi magari Alessia ci racconterà anche i pubblici lookalike, solo come panoramica così. Vai! Sì. E Ma ultima quanta cosa, roba che ci sarebbe da appunto, dire! Mamma mia, capisco qual è la tua difficoltà, c'è un mondo! sì, vado veloce solo dicendo, oltre a questi pubblici che ho appena detto, anche le liste, se si hanno delle liste abbastanza importanti come numero di utenti, di clienti o di contatti, quindi non clienti ma lead, come li chiamavamo prima, è possibile caricarli e andare a trovare proprio quelle persone su Facebook oppure, come dicevi tu, creare dei pubblici simili, ossia creare dei pubblici simili a tutti quelli che abbiamo appena detto, interazioni, visite al sito, liste clienti,
simili appunto a questi utenti che per noi sono utenti caldi e quindi potenzialmente simili perché? Perché Facebook individua delle caratteristiche simili al nucleo di riferimento e va a trovare persone nuove per il proprio business, però potenzialmente più interessate al nostro business perché simili a quelli che ci hanno già contattato, hanno già avuto a che fare Certo. con noi. Andiamo però. Facebook sa tante cose, Facebook è una piattaforma gratuita, tutte le informazioni che noi gli diamo perché facciamo click, guardiamo questo evento, ci registriamo, facciamo determinate cose, Facebook le colleziona per ognuno di noi e poi ce le mette sostanzialmente a disposizione nel momento in cui paghiamo per fare pubblicità. Riassunto dei riassunti di questa parte. Sì, E in esatto. targetizzazione, quindi come decidiamo l'interesse? L'interesse ovviamente lo decidiamo in base a quella che è la caratteristica del nostro business o nel caso in cui stiamo facendo un'operazione o comunque un'azione di advertising specifica, in base a quello che stiamo proprio promuovendo. Ok. Quindi se siamo automating e vendiamo e abbiamo un'academy di corsi che riguardano l'automatizzazione del business e il marketing, per esempio, andremo a inserire marketing per quanto riguarda gli interessi, per esempio, e giusto per fare un riassunto, se no potremmo stare, Certo. come dicevi qui tu, giorni, andiamo a restringere questi interessati al marketing con proprietari di un business. Proprietario, io intanto metto proprietario come esempio, Sì, però come sempre. Cioè, nel potremmo andare. senso, non vogliamo andare a targetizzare quelli, gli studenti di marketing, perché magari non sono in linea con quelli che sono i corsi che facciamo. Quindi Alessia sta dicendo, dentro di questo quadro grande dell'interesse del marketing, potrebbe essere dell'ortofrutta o potrebbe essere dell'agenzia immobiliare, quello che sia, magari andiamo a cercare un sottogruppo, in questo caso una personalizzazione di questo gruppo. Per andare a restringere il campo, andare a trovare delle persone che fisicamente ci interessano. In questo caso, Facebook ci dice: occhio, che il pubblico che hai selezionato è cicchitito, picchignito, picchittito, picchittito. Sì, Quindi. quindi questo tipo di azione che ho fatto è o troppo appunto restringente, oppure posso andare, devo andare a Ecco. aumentare il numero di interessi, titoli professionali in questo caso che ho inserito qui, per far sì che questo nostro indicatore torni nella fascia verde. Grande. Vado Ok. avanti così anche qua la parte di lingua è abbastanza. Certo. È interessante che si può salvare il pubblico, che magari la prossima volta, se hai un'azione simile, non devi ricominciare l'ambaradan da zero. Questo è in posizionamento. Interessante. Posizionamenti automatici manuale o altre cose che ci vuoi dire? Questo magari è troppo tecnico, quindi. È un po' tecnico, però giusto per far vedere quali sono i posizionamenti, c'è la possibilità di includere o escludere Facebook, Instagram, la Audience Network, che è una serie di siti partner di Facebook che permettono di sponsorizzare, quindi di far vedere le inserzioni su questi siti, oppure Messenger. Non sto troppo ad approfondire, anche qui dipende molto dal budget. Se si ha poco budget, cerchiamo di concentrarci su una piattaforma piuttosto che un'altra, ecco. Certo. Quindi sì, Altre dicevo. cosette da aggiungere, tipo le creatività, i budget, il link, questo è veramente c'è un Vado mondo. avanti, usciamo dal gruppo di inserzioni dove abbiamo definito tutta una serie di cose come abbiamo appena visto e andiamo un attimo nella parte di inserzione. Come dicevamo prima, la cosa da scegliere ovviamente in primo luogo è la parte di pagina, ma come dicevamo prima, si può usare una inserzione, un post esistente oppure crearne una nuova. In questo caso procediamo giusto così, per esempio, con crea inserzione. Possiamo creare un'inserzione con immagine o video, con un carosello, quindi una serie di slide, chiamiamole così, Diciamo un posto con più immagini, mettiamo così. immagini, una raccolta che non sto ad approfondire, però è un elemento che aumenta molto il click, quindi tutto quello che ci può interessare per portare l'utente, per esempio, sul nostro sito, dato che stiamo facendo una campagna di obiettivo traffico. Ma andiamo un attimo qui dove possiamo Eccola qua. creare la nostra inserzione. Andiamo a creare la nostra inserzione facendo, in questo caso, aggiungendo un'immagine, giusto così, per esempio, andiamo a selezionarne una
casuale, anche se. Suggerisco, se dovete creare immagini, creatività e cose del genere, vi lascio in descrizione il tutorial di Canva, che è uno strumento gratuito che dove facciamo una bella passeggiata dentro questo strumento e soprattutto andremo a descrivere anche quelli che sono i principi di identità della marca, di brand, identity e via dicendo. Quindi vi lascio tutto in descrizione. Sì, è molto interessante come tool, proprio facilita molto il lavoro, insomma, in questa fase. Come dicevo prima, vado a scegliere un'immagine casuale giusto per far vedere un'anteprima. Qua nella fase di creazione non approfondirò troppo, è possibile squadrare e fare altre cose alle immagini. E andiamo a inserire anche un testo, anche qui molto semplicemente di test, non so se l'ha preso, forse no. Ok, e andiamo a inserire come esempio la nostra guida definitiva, quindi il nostro corso. Qua mi sta dando continuamente un errore perché mi dice se tu devi fare traffico, ovviamente uno Hai me lo devi bisogno di un link. fare, quindi non è che possiamo fare molto diversamente. Ok, allora un attimo solo che sta aggiornando. Ecco qui, io in questo momento per esempio non ho messo un titolo, mi dà di nuovo l'errore audience, la audience è troppo Certo. piccola, però non importa. Quello che vediamo qui è appunto l'anteprima in cui c'è la nostra pagina, il fatto che è sponsorizzato ovviamente, il nostro copy, la nostra immagine. Qua ha preso un titolo in automatico che è nient'altro che il titolo della nostra pagina, in questo caso. La call to action che non ho ancora fatto vedere, che però c'è sotto, e al click qui l'utente ovviamente andrà sulla nostra URL di riferimento. Qua è la call to action che può essere cambiata tra un set predefinito da Facebook, a differenza delle cose che abbiamo visto prima, tipo il titolo, eccetera, che ovviamente possono essere inseriti manualmente. Dopodiché c'è tutta la parte di tracking, importante avere un pixel, dicevamo prima, e ovviamente assegnarlo alle nostre ads, quindi non dimenticarsi di fare il flag, mettere il flag qui. E basta, io fin qua arriverei perché sennò potremmo andare a dare molte più nozioni, però diventerebbe un po' confusionario probabilmente per chi si approccia. Ah, veramente, grazie perché, guarda, ripeto, il business manager è uno strumento professionale per fare pubblicità su Facebook, in questo caso specifico, ma anche su tutte le altre proprietà di Zuckerberg, che sono Instagram e WhatsApp, in realtà Instagram principalmente. La cosa interessante è che, essendo un mondo abbastanza completo, Alessio, secondo me ce l'hai reso abbastanza semplice, poi ci hai dato la possibilità che, se lo vogliono approfondire i nostri amici, danno un occhio e ancora una volta ti sollecito, insomma, la grafichetta, c'è il link in descrizione, se lo vuoi approfondire o comunque hai una panoramica per parlare con un consulente o un professionista o magari tu stesso o tu stessa, amica che ci segui, ci provi, insomma, ci cominci a smanettare e capisci almeno però imposti le cose in modo corretto. Questa è la sensibilizzazione, la campagna di sensibilizzazione che volevamo fare con questo video. Alessia, io ti ringrazio, non so che altro dirti, davvero. Grazie, grazie a te. Ovviamente, come dicevi, per qualsiasi domanda rimaniamo a disposizione Grazie, e buone grande, grande. Senti, io invito gli amici che ci seguono, gli automatikers, due cosette. Uno, cioè, sei arrivato, è arrivata fino alla fine, un 0,3 comma secondi, pollice verso il basso, se il video non ti è piaciuto oppure se questo tipo di contenuti in realtà non ti interessano, è una metrica che noi misuriamo, pollice verso l'alto, se questo tipo di contenuto ti è piaciuto e magari lo vuoi approfondire, perché? Chissà, Alessia ci può aiutare a capire che cos'è il pixel, come impostare bene un budget, i diversi tipi di campagna, cioè ci posso fare altre 150 robe su questa cosa qui. Soprattutto ti invito a iscriverti al canale, casomai tu non l'abbia ancora fatto, sei arrivato alla fine di questo video, magari ti è piaciuto, magari ti interessa scoprire altre novità, automazioni, strumenti, strategie, figate in generale e diventare anche tu un automatiker, ovvero questo professionista che ha un bel equilibrio tra la vita professionale e la vita privata, che riesce a vendere in automatico senza stress. Ecco, iscriviti, attiva la campanellina, di modo che nuovi video, nuove strategie, nuove figate ti notifica. Ovviamente ti invito a dare un'occhiata, Alessio, in questo caso ti si vedono solo gli occhi, è una figata, ai corsi e percorsi che abbiamo su Automatic, nello specifico il video con il corso in realtà approfondito, dettagliato, Facebook automatico, a Facebook Ads, le pubblicità di Facebook in automatico, che Alessia ha avuto il piacere di, come dire, di pubblicare, noi soprattutto abbiamo avuto il piacere di pubblicare.
Ragazzi, è stato un piacere, perché è veramente bello, eh? Veramente bello. Alessia, grazie ancora e auguriamo ai nostri amici che ci seguono, come sempre, buone automazioni. Ciao! Ciao, ciao!